questo pomeriggio ospite della nostra radio web il cantante Francesco Guasti. Ciao Francesco e grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi dell'invito. Ciao. Allora, tu parteciperai alla 67esima edizione del Festival di Sanremo come nuove sì. proposte. Come ti senti innanzitutto? Beh, sicuramente una bella emozione, no? Salire su quel palco così importante dove insomma tantissimi artisti sono riusciti, hanno calcato quel bellissimo palco. Fa veramente un grande piacere poi poter portare un mio pezzo. Che poi tra l'altro questo brano che porterai si chiama Universo, scritto da te stesso. Sì, è un brano che parla tra l'altro di me, un po' della mia storia, non soltanto di me, parla anche un po' della mia generazione, che è quella dei trentenni, no? Che troppe volte e molto spesso ci sentiamo dire di essere un po' vecchi per sognare, no? Per continuare a lottare per i propri sogni, per i propri obiettivi. Parla un po' di questo Universo. Sì, senz'altro. Tra l'altro so che non è la prima volta che tenti di andare a Sanremo. No, Sanremo per me era la quarta volta consecutiva, arrivavo sempre lì, lo scorso anno tra i 12 finalisti, quindi sempre in fondo, in qualche modo sono sempre arrivato a Roma ma non ho mai visto il Papa in qualche modo, invece quest'anno sono riuscito anche a vedere il Papa. Ascolta, ma il titolo di questo brano Universo è collegato al discorso che appunto l'anno scorso non sei riuscito a entrare a far parte del mondo di Sanremo? Ma in qualche modo sì, perché comunque ognuno ha poi alla fine il proprio universo, no? Ognuno di noi ha la propria storia, le proprie persone, ha il proprio piccolo mondo, il piccolo universo intorno a lui. In qualche modo sono arrivato, mi ero prefissato in questi anni di calcare quel palco e quindi ci sono riuscito, in qualche modo sono arrivato nel mio universo e poi quello che è nella canzone. Che se non erro anche il tuo album si chiama Universo, quindi sì, ecco. Sì. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci da questo album? Ma sicuramente ci saranno tante storie, comunque io ho visto in questi anni, con i miei occhi determinate cose, ho cercato di rimetterle in note in parole, questo sarà all'interno del disco Universo che poi uscirà tra l'altro proprio nel periodo, il 10, periodo proprio di Sanremo. Quando solcherai le scale di Sanremo, quando sarai sul palco, che cosa ti verrà in mente per prima cosa? Sicuramente tante cose, da quando ho iniziato, ero molto piccolo, insomma, sicuramente le tante esperienze che ho avuto prima di arrivare a un palco importante, poi sicuramente il mio pensiero andrà anche a casa, no? Ai miei genitori, insomma, tutta la mia famiglia ha fatto insieme a me tanti sacrifici per far sì che arrivassi, insomma, su quel palco. Beh, tu sei dell'82, quindi sei nato sì. in un anno particolare, sei nato qualche mese dopo della vittoria dell'Italia ai campionati del mondo, quindi ti auguriamo di diventare anche tu nel mondo della musica un campione del mondo. Io sono dell'idea che comunque vada, diciamo, è già un successo, no? Per tutti noi giovani avere la possibilità di presentare il proprio progetto, no? A Sanremo, che poi da lì uscirà il disco, quindi usciranno degli in store, avremo la possibilità di girare con dei tour, quindi è la cosa penso più bella, no? Che poi ti porta a Sanremo, la possibilità di far conoscere il tuo brano, non è tanto la gara, che poi almeno io personalmente non la vivo sì. come una gara, ma la vedo come una festa, no? Una festa una bellissima festa che vorrei non finisse mai, ecco, diciamo così. Anche se pensi che lì sono saliti Modugno, Celentano, Cutugno, ecco, insomma, tutto certo, Marco Rossi, Vasco Rossi, che poi all'epoca, se non erro, arrivò anche ultimo con Alba Chiara e poi... sì, no, ma infatti non importa vincere, ripeto, l'importante in questo modo è essere là e farsi conoscere ed è la cosa per me più importante. Dai, il carattere ce l'hai, sei toscano, sei simpatico, quindi nulla ti manca per arrivare all'obiettivo. Grazie. Prego, allora facciamo così, dopo Sanremo ci risentiamo, va bene? Per un'altra volentieri, molto volentieri. Dalla Calabria, da Samo, ti mandiamo un grosso abbraccio e in bocca al lupo, va bene? Grazie, un abbraccio alla bellissima Calabria e a tutti voi. Ciao Francesco, a presto. Ciao ragazzi, ciao.
Siamo fatti per avere sogni più grandi delle nostre vite, per amare e sorridere in giorni messi alla prova da nuove sfide. Siamo fatti per essere folli, complicarci la vita ci piace, progettiamo partenze e ritorni senza uscire dalle nostre case. Siamo amanti dai cuori zingari, beviamo del vino invecchiato con la speranza di essere liberi sotto questo cielo stellato. E con la musica canto speranze, il futuro è di chi se lo prende. Oggi ho messo un bel paio di scarpe e sono andato incontro al mio presente. Sono stato da entrambe le parti, consapevole ed incosciente. La natura dell'uomo ha i suoi vizi e con gli errori si cresce da sempre. In questo universo arriverò presto, il mondo comincia adesso, adesso. In questo universo puoi perdere il senso, ma tutto riparte lo stesso, lo stesso. Possiamo perderci nell'universo senza più limiti, ma quel che hai dentro sputi sentenze affilate come lame che tagliano soltanto chi si sporca per difendersi. Possiamo esistere senza ricordo, ma siamo anime che vanno a fondo. E fino a quando non ci schiacciano le suole, guardiamo che è accaduto intorno a noi. In questo universo arriverò presto, il mondo comincia adesso, adesso. In questo universo puoi perdere il senso, ma tutto riparte lo stesso, lo stesso. Siamo fatti per avere sogni, siamo fatti per essere folli, siamo fatti per restare folli, siamo questo universo.